Legione formata da uomini straordinari, pronti a qualsiasi sacrificio per adempiere al loro dovere. Così il comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale Vincenzo Paticchio, ha aperto la cerimonia per il 204° anniversario dell'arma a Catanzaro. È un anno di lavoro veramente estremamente impegnativo, di donne e di uomini che hanno dato molto di più di quanto non gli fosse stato richiesto per passione, per spirito di servizio e per condivisione degli obiettivi. E devo dire che al di là dei risultati, l'impegno dimostrato da queste donne e da questi uomini mi rende specialmente orgoglioso di quanto hanno fatto, di quanto fanno al servizio della Regione Calabria. Lei ancora ha detto l'arma dei carabinieri, vicinanza al popolo e sinergie interistituzionali. Questa sera erano davvero presenti tutti. Assolutamente sì, noi riteniamo che non ci sia un solo elemento che possa risolvere la situazione. Tutto quello che sono le energie positive del Paese, le energie democratiche del Paese, devono essere messe a sistema per riuscire ad ottenere il miglior risultato, quindi abbattere i nostri difetti per esaltare i nostri pregi. Ricordo per chi ha perso la vita svolgendo questa professione, missione. Sicuramente sì, è il momento al quale dobbiamo la maggior riflessione, perché non è solo l'assenza di un commilitone, non è solo l'assenza di un eroe, è anche la solitudine di una famiglia, e noi quella solitudine la dobbiamo riempire con il nostro affetto. Durante la cerimonia è stato proiettato un video per ricordare le più importanti attività investigative portate avanti dai 5 comandi provinciali in Calabria contro la criminalità organizzata. Di seguito, 40 giovani vice brigadieri hanno tenuto il giuramento di fedeltà e successivamente sono stati conferiti encomi ai militari che più si sono distinti.